Faccio presentatore, ma sono allenatore. E se c'è da lottare, non mi faccio pregare. Ah sì? Allora mi presento, il mio nome è Kuro Naeda. E la prossima volta che vedrai uno spettro sarà perché prendi la corda e la sedia. No! Perché poi con corda e sedia lanci il lazo e catturi gli spettri. Ma come spettri? È arrivato il momento. Salve ragazzi e benvenuti al Kuro Naeda Live Show. Kuro Naeda, il live show. Bastarda! In prima fila al tuo posto. Ora rilassati un po'. Puoi trovare il contenuto giusto. Perderai la testa per questo show. Non hai più scuse per non stare qui. Da solo capirai che è fatto così. Tra giochi e risate ti incanterai. Kuro Naeda Live Show. Bene, eccoci qua. Salve, America Young. Hello, hello. Ho sbagliato. Eccoci qua. Eccoci. Con il sovraccarico non lo sarà più. Pronto, pronto. Buon salve. Ciao Angela, come stai? Salve ragazzi, vi do il benvenuto a un nuovo episodio del Kuro Naeda Live Show del martedì. L'episodio ormai giorno pomeridiano. Oggi è il giorno pomeridiano. Oggi è il giorno pomeridiano. Venerdì anche, non è più il giorno di riposo del Kuro Naeda Live Show, ma diventa anche anch'ello un giorno pomeridiano. Tutto bene, tu? Ah, sì, diciamo che ho fatto un bel po' di cosette oggi, quindi ora è arrivato il momento di farne altre. È il momento di spingere, il momento di riuscire a portare al livello successivo questo show. Questa live in particolare, ebbene sì, spingeremo questo show alle stelle. Oggi prima arriva il momento a fare la grafica del schedule. È l'una di notte, tutto va bene. Grazie tesoro mio. E Angela, non ho capito il significato della citazione. Cioè, l'ho capita la citazione, ma non ho capito... Va bene, sì, certo, anche così si può fare. Allora, dove ci eravamo lasciati? Ora ce lo dirà direttamente il nostro professore. Dove eravamo rimasti? Dopo aver salvato Paola e riparato la tecnologia Aslant che causava le trombe d'aria, i nostri ottengono finalmente l'uovo. Cos'è pomeriggio? Vabbè. Essendo più vicini al loro obiettivo, Leighton e gli altri possono continuare l'avventura altrove. Ah, è stato semplice. Possono continuare l'avventura altrove. Bene. Sono contento per loro. Avvicino un pochino il faro che mi sta puntando alla faccia, mi sta accecando, ma almeno mi vedete in tutta il mio splendore, giusto? Più o meno? Mi si vede? Sì? Per forza. Si vede più dietro, ma fa niente. Ma è nuovo? Non è un gioco nuovo, è un gioco del 3DS, immagino del 2013, però comunque è nuovo nel senso che se seguiamo la storia, sì, effettivamente non ce ne sono altri. Sto seguendo tutti in ordine cronologico. Allora, io oserei dire che siamo pronti a fare l'ultimo uovo, no? Ci manca soltanto la fortezza. Ci manca soltanto quella. E allora facciamola. Devo chiudere in effetti un paio di file che ho aperti. Salvare. Steam, volendo, posso chiuderlo attualmente, giusto? Sì, certo! Posso? Signor Steam? Grazie! Il gioco lo sentite? Troppo basso, troppo alto?
Faccio una cosa del genere. Dovresti sentirlo più alto di me. Però si sente bene. Sì, dai. Così, così ci sta bene. Più basso? Bene. Lasciamo calzare liberamente la parte mia. Bene. Detto ciò, che dire? Andiamo in una città legata alla leggenda di una grande fenice. È circondata da alte mura e i pochi abitanti rimasti ne custodiscono i segreti. Che in tempo zero andremo a scoprire anche noi, che siamo di Londra, però fa niente. Andiamo a scoprire, andiamo a scoprire. Eccoci qua. Questo borgo medievale, praticamente. Questa sembra essere una delle località indicate sulla parete della cupola degli Aslan. Verto il potere degli Aslan, una delle pietre di luce deve trovarsi qui. Maledetti londinesi, cosa ti hanno fatto, Angela? Cosa ti hanno fatto i londinesi? Oddio, non si può. Le mura di questa città ricordano l'architettura Aslan. Ulteriore conferma che siamo nel posto giusto. Che ne dite di sbarcare? Drico! Hola! Bello che... VIP persino su TikTok! Ma come fa quest'uomo? Come fa? Incredibile. Ma perché lei... è una antichissima Aslan risvegliata. Addirittura era una mummia risvegliata. Ciao, Demon! Come stai, caro? Ha inviato una rosa, Drico. Ah, che gentiluomo, madonna mia. Drico VIP ovunque. Vero, vero. Io VIP ovunque. Assolutamente vero. Daniele si palesa tra poco. Perfetto! Grazie, Dricone. Numero uno, peraltro. Cioè, figa, tutte le cose possibili ce le ha. La Madonna, esatto. Se la fortuna ci assiste, non ci vorrà molto per trovare l'uovo. Queste strade mi ricordano un po' Londra, anche se sono molto meno caotiche. Ma non c'entra niente. Come possiamo essere sicuri che l'uovo si trovi davvero qui? Ma finora abbiamo utilizzato i sensori radar della tizia Aslan. Nella città di Onirbed dorme l'eterna fenice, recita la leggenda. E dove c'è un uccello, è probabile che ci sia un uovo. O una persona particolarmente felice di vederti. Mi chiedo se la leggenda della fenice abbia anche qualcosa a che fare con i gran cavalieri del cielo degli Aslan. Non mi sembra una teoria molto scientifica. Potrebbe essere fondata, però, dato che la città è circondata da mura Aslan. Beh, è una buona notizia. Ma da dove cominciamo? Non c'è nessuno in giro. Forse gli abitanti sono tutti in casa. Proviamo a bussare all'edificio più vicino. Inizia a suonare campanelli, scappa via. Questi corvi li lasciamo masticare. Questa bacheca deve servire a esporre le notizie locali. È un annuncio di lavoro per un negozio del posto. Le più piccoli sembrano messaggi privati. Per chi saranno? Maranza business. Sì, vabbè, champagne. Monetina. Moneton? No. Dov'è appesa? Ah, ecco. Sembra appesa nel cielo. Ma ci sono i coyote, abbandonata la città, scusami. Ci sta niente. Che città di Merz. Senza offesa, però. Ci sta niente. Invece mi piace che qui servono. Grazie. C'erano alcune persone su TikTok che mi spammavano di like, erano 2000, 3000. Sto vasetto? Monetina? Grazie. Terza monetina dove la troviamo, però? Maranza londinese. Ecco qua. Allora, boom, bussiamo alla porta. Toc toc. 1800, my coyotes. Permesso? C'è qualcuno? Yuhu!
Sembra che non ci sia nessuno. Grazie per il tofu, Delico. Cos'è un tofu? Sembra un gatto, in realtà. E le strade sono deserte. Ho un po' paura. Già. Chiudo la finestra, così sentiamo meglio anche la voce. Sembra un gatto grasso. Vabbè, si chiamerà Tofu, di nome. Già, è tutto molto sospetto. Continuiamo a esplorare la città. Questa città è molto sus. Beh, noi cerchiamo le nostre monetine, che sono la nostra priorità massima. Oddio. Oddio! Carion melodioso. Come figa ci sono arrivato fino lassù? Vabbè. Una volta ho trovato una moneta nella luna, quindi forse non devo farmi troppe domande. Buona frutta. Ti è apparso un cuore sulla testa. Ah sì? Quest'uva è fresca e succosa. Succosa. Succoso. Ciao Charlie, come stai? Con il love me. Ah, grazie. Grazie per avermi lobbato, Delico. Noi ora cerchiamo una terza moneta. La terza monetina dove? Topi. Madonna mia. Ci sono i coyote, i topi. Madonna mia. Che merda. Cengsa, cizza. No, questa è la Fenice, però. Professor Sycamore, guardi. Tutto bene. Te? Io sto bene, grazie, Charlie. Peraltro, non so se avete notato, ma ho un nuovo taglio di capelli. Mi sono tagliati. Personalmente non è che mi piaccia granché sto taglio, però, eh? Almeno sono un pochino più ordinati di prima. Professor Sycamore, guardi. Quella statua d'oro assomiglia a una Fenice. Crede che sia collegata alla leggenda? No, credo che sia completamente a caso che un villaggio dove c'è una famosa Fenice abbia una statua di una Fenice interamente d'oro al centro della piazza. Completamente irrilevante, oserei dire. Testa di cazzo. No, non lo direbbe mai, Sycamore. Mi preferisco così, ammettilo che l'hai fatto per me. Certo, tesoro, che l'ho fatto per te. Ne dubito fortemente. Oh? Ma i capelli... C'hai i capelli pucciosi. Come sono i capelli pucciosi? Di preciso. Agli occhi degli Aslant anche l'oro più puro non aveva alcun valore. Oh, ma certo. C'era un capitolo che ne parlava in Storia Antica di Rutledge. Come non detto, allora? Così. Va bene. Continua a non esserci nemmeno un'anima. Per favore, dove... siano... Fuori... Piedi... Piccole... Avete sentito? No, mancava il segnale. Si erano in galleria. La voce veniva da quella parte. Veloci! Ma voglio ancora cercare! Oddio! Trovato. Era semplice. Credevo che gli anziani fossero gente per bene. Perché non volete aiutarmi? Ma Lodolo, hai sentito anche tu? Ci ha chiamati anziani! Dalle nostre parti questo è un crimine bello e buono! Sta zitto, Locke. Ragazzino, mettiamo le cose in chiaro. Sono uno scapolo con tutte le carte in regola. Nessuno mi parla così. Ah, voglio dire, il perché non ti aiutiamo non ti riguarda. Stai in campana, impertinente. Corri dai piedi o te ne pentirai. Corri dai piedi o te ne pentirai. Ben detto! Credo che quella Fenice laggiù abbia l'uovo che cerchiamo. Quindi smettila di farci perdere tempo, boccioso. Ecco perché non mi fido degli adulti. Acci picchia! Ha chiesto aiuto quei due! Deve essere davvero disperato! Senza dubbio. Che ne dite di offrirgli il nostro aiuto, invece? Andiamo ad aiutarlo. Cosa posso fare per te? Ah, siete dei forestieri, vero? Per favore, ho davvero bisogno del vostro aiuto! Qualcosa è andato storto e ora tutto è... Calmati. Come ti chiami, giovanotto?
Mi scusi, mi chiamo Umid. Danilo, grazie mille per aver gradito la live. Piacere, Umid. Io mi chiamo Desmond Sycamore e questo è il professor Layton. Ti dispiacerebbe dirci che cosa è andato storto? Beh, si tratta degli adulti. Sono tutti... Sì, il tipo è Umid O. Sì, lo credo anch'io che sia abbastanza Umid O. Grazie dello sgranchi... quanto mi fa... Ah, le mie braccia! Mi sono allenato 2 giorni fa e sono ancora tutte distrutte. Dovrei prendere della creatina, perché altrimenti non è possibile che io sia così messo male. Grazie anche del bevi, perché sono disidratato ormai. Grazie, Angela. Una mattina mamma non si è svegliata. Ho provato a scuoterla, ma non ho ottenuto più di qualche verso in risposta. E tutti gli altri adulti sono nelle stesse condizioni. Non fanno altro che dormire. Da una settimana intera ormai. Porca troia. Una settimana intera? Lo trovo piuttosto bizzarro. Quindi tutti gli adulti della città si trovano in una specie di coma? So che è difficile da credere, ma per favore, venite a casa mia, così lo vedrete con i vostri occhi. Hanno avvelenato l'acqua nel pozzo? È proprio là, forza! Forse voi adulti troverete un modo per svegliarla. Porca miseria. Porca miseria, ma è gravissima sta situazione. Perdonami, Umid. Penserò anche a tua madre, ma intanto devo trovare monetine dentro casa tua. Greve for real. For real NGL. Ma vorrei trovare qualcosa qui dentro. No? E siamo a quota 2 monetine. Caciotta. Eccole qui. 3 monetine. Bene, vediamo se ci sono altre cose qui dentro. No, eh. Hanno tutti quanti sta cazzo di finice. Oh? 4 monetine? Quante cazzo ce ne sono in giro? Ok. Beh, se non c'è altro. Presumo che la donna che si trova a letto sia tua madre, giusto? Sì. Mi sembra siano passati secoli dall'ultima volta che l'ho vista sveglia. Che miseria. Non so che fare. Beh, il polso e il respiro sono regolari. Non sembra esserci nessun pericolo immediato. Quindi tu non sai che cosa l'ha ridotta in questo stato, vero? Se lo sapessi non lo chiederei a voi. Non reagisce a niente di ciò. Sono tutti diventati Nezuko. Ma si spera di no. Non reagisce a niente di quello che le dico. Nessuno sa cosa fare. La rifaccio. Non reagisce a niente di quello che le dico. Nessuno sa cosa fare. Non ce la faccio più. Che fenomeno curioso. L'unica cosa che mi viene in mente è... Beh, si tratta di un'antica leggenda di qui. Narra che tanto tempo fa un enorme fenice con poteri guaritori scese su Oniribad e decise di restare. Dormiva per mesi, perfino anni alla volta, ma quando veniva risvegliata, lacrime di gioia le scendevano giù dagli occhi. Si diceva che queste lacrime potevano guarire qualsiasi malattia. La gente della città le raccoglieva e le usava per curare i malati. Perciò, se riesco a trovare la fenice e a risvegliarla, forse le sue lacrime aiuteranno anche gli adulti a risvegliarsi. Non importa se non ci credete, io però non ho altra scelta. In realtà, capita spesso che le leggende nascondano qualche briciolo di verità. Potrebbe essere così anche in questo caso. È la mia ultima speranza. Farò tutto ciò che è in mio potere, se promettete di Farò tutto ciò che è in mio potere, se promettete di aiutarmi. Vi farò da guida in città, vi farò vedere tutto quello che volete. Ok, mistero peculiare. Lacrime di una fenice. Le tradizioni Aslant sopravvivono a Oniribad, ma l'intera popolazione adulta della città giace addormentata.
Sembra che le lacrime di una fenice potrebbero risvegliare gli abitanti. Ma esisterà davvero una tale mitica creatura? E Layton giustamente chiede: perché sono solo gli adulti a dormire? O il Pokémon, dici, Charlie? O è un Allora. Oddio! E tu chi sei? Ehi, e voi chi siete? Perché non dormite come il papà? Siete sonnambuli? No, sono piuttosto sicura che siamo svegli. Questa situazione, però, sembra proprio un brutto sogno per voi bambini. Stiamo cercando un modo per svegliare gli adulti della vostra città. Il nostro amico Umid crede che la chiave sia la fenice. La fenice? Oh, sì, una volta l'ho vista. Volete che vi racconti com'è andata? E prima, però, potreste aiutarmi con un enigma? Non riesco proprio a risolverlo. Va bene, facciamo l'enigma. Però il tuo papà... Sì, vabbè, facciamo l'enigma. Serpenti invadenti. Sistemare le cose. E devo mettere un serpente. Vabbè. Vabbè, la gente è scema, sì, Angela. Poi magari anche un complotto. Un complotto. Allora, iniziamo a togliere sti cosi, va? Allora. Ci sono sicuramente dei serpenti che si incastrano a modino. Cerchiamo di farceli stare. Intanto capiamo dove potrebbe stare il nostro serpentum. Che in effetti è proprio una forma di merda. Qualcuno potrebbe dire. Vediamo come possiamo incastrarcelo. Allora, intanto abbiamo qualcosina che si incastra in questo... Bellissimo, bene. Poi abbiamo anche qualcosina che si può approfittare di questa forma? Ma certo che sì. Abbiamo anche qualcosina che si incastra qua. Voilà. Bene, allora ci basterà riuscire a trovare qualcosa. Questo è bello lungo, eh? Attenzione. Ma ci sta benissimo qui. Quindi... Questo potrebbe starci qui sotto. Ok. Credo di essere vicino alla soluzione, ma c'è qualcosa che non va. Forse va tutto slittato. No, non posso slittare un cazzo di nulla. Mm. 5K, grazie. Grazie mille. Ok, allora, questa combinazione qui mi piace tantissimo, anche questi due. Quindi questi due praticamente io confermo che siano fratelli e anche tutto questo è meraviglioso. D'altro canto è sì vero che si potrebbe abbassare? Ha senso? No, perché poi non ci sarebbe questo. Io credo di aver capito. Ah sì? Se vuoi illuminarmi? Verde scuro lo metterei in alto a destra. Sì, vero, ci sta esattamente. Molto bene. Allora... I due fratelloni possono stare qui, no? Questo dove... Dove cazzo lo metto? È questo qui il mio problema, in realtà. Vi dirò la verità. Non so dove inserire questo... Questo bastardo. Peculiare. Il verde sotto, sopra l'arancione. Sai che in effetti... Ha senso? Una cosa del genere? Perché il verde in effetti si può incastrare bene con l'arancione. No.
No, non è vero. Ho detto cazzata. Sembrava si incastrasse bene, in realtà non si incastra per niente. A meno che... No. No. Sembrerebbe, ma non funziona. Allora, mi chiedo. Questo è questo qui azzurrino che mi dà tanta noia. Quello rosso, il verde chiaro sopra l'arancio. Oh. Ma questa vostra abilità nel riconoscere i colori da dove deriva? No, non funziona comunque. Non ci sta. Arancio. Questo è arancio. Ah, intendi dire così? E comunque non ci sta. Un rosso. Questo è rosso. Questo è arancio. È arancio scuro. Quasi tende al marrone. Il rosso spostalo un po' in giù. Ma più di giù di così, amici miei, va fuori. Il rosso purtroppo deve stare... Il viola e il giallo stanno bene insieme. Il viola e il giallo, sì. Perché il viola e il giallo stanno bene insieme? In che modo il viola e il giallo stanno bene insieme? L'arancio va sotto il rosso. No. Questo senza dubbio è sbagliato. Fate fare al vostro coronaio da rifiducia. Ora tirerò fuori dal cappello qualcosa di interessante. Devo capire quale creatura sta bene con questo. Ok. Curioso. Ok. Datemi un istante. Questi serpenti... Sì, esatto, ti sta intrecciando il cervello. Non vi preoccupate. Ora ce la facciamo, il vostro Kuruneda sa il fatto suo. Non temete, ora tiriamo fuori dal cappello una bella strategia. Allora, se noi facciamo questo e facciamo questo, cioè, ovvero, noi mettiamo le cose che già ci stanno bene. Anche questo è eccellente come combinazione, e questo ci sta alla perfezione. Ci sono troppe cose per il... Funziona fin troppo bene questo, perché sia un caso, no? Funziona davvero tanto bene. Ma se effettivamente fosse un caso? Se davvero qui ci potesse stare qualcosa di più? Ci sono alcuni spazi sprecati. Tipo questo. Ma qualcosina si potrà pur fare, no? Ad esempio, potremmo... ma sono moscerini, zanzare, ma che cosa mi sta attaccando? Sfrutta bene i mezzi. I mezzi. Cioè, tipo questo spazio è vuoto. E capisco che sia seccante. Troppo. Cielo mio, che fatica. Allora, ricominciamo.
Voglio capire che cosa possiamo fare. Il verdino chiaro. No, ora risettiamo tutto e facciamo una cosa per volta. Ora voglio capire. Voglio giocare attorno a questi due. Ok. Spazio sfruttato abbastanza bene. Ah! Spazio sfruttato molto bene. Però forse sto rifacendo una cosa che ho già fatto. Ma del resto questo dove altro posso metterlo? Consuma un sacco di spazio. L'hai appena fatto, ok. Ok, pensiamola in maniera differente allora. Beh, qui ci sta questo. Oh! Ok. Oh! Ah! È giusto come era prima! E poi metti il coso piccolo blu sotto. Bina! Ce l'ho fatta, amici miei! Ce l'ho fatta! Oserei dire. Ottimo lavoro, Corona Eda! Ottimo lavoro! Incredibile! Oh. Wow! Siete proprio intelligenti! Ok, avete detto la Fenice, allora? Avete visto quella grossa collina fuori città? Si chiama Riposo della Fenice. Ci dicono sempre di non andare lì a giocare. Una volta però ho visto un uccellaccio gigantesco appollaiato là in cima che mi guardava dritto negli occhi. Un uccellaccio gigantesco al Riposo della Fenice. Sembrerebbe una pista da seguire. Andiamo fuori città allora. Bene. Grazie mille del puro il daltonismo. Dai, non sono daltonico, tesoro, che cattiva. Riposo della Fenice, a me sembra una palude. Se gli adulti fossero qui, alzerebbero la voce e ci direbbero di non avvicinarci in nessun modo a questo posto. Oh, che vogliono solo proteggerci. Questa volta è diverso. Se la Fenice vive davvero sulla collina, dobbiamo andarci. E che ha un aspetto così tetro. Vorrei quasi che ci fossero degli adulti a sgridarci e a dirci di stare alla larga da quel posto. Potranno sgridarmi quanto vogliono quando si saranno svegliati. Felice che tutto sia tornato alla normalità. Vabbè, coraggioso il ragazzo. Ah, Urca, possiamo già spostarci. Allora, no, datemi il tempo di controllare cosa abbiamo qui. Ci sarà un enigma, ci sarà... C'era un riccio. Dennis, grazie mille per il like. Che altro abbiamo? 5 cagnolini nella tuta gold, baby, non li sfamerò. Ma come? No! Poverini! Cosa siete non fatto i cagnolini? Ma ci saranno delle monetine qui in giro? Sì, ma c'è... Che bello! Farfalla con un enigma? C'è una falena di dimensioni a dir poco inusuali si è appena posata su quell'albero. The Cooler Corona Eda. Non ho degli occhiali da sole al momento, quindi... Mi sa che dovrò fare questo, che funziona altrettanto bene. Ecco qui. C'è una falena di dimensioni a dir poco inusuali si è appena posata su quella. Oh, è davvero enorme. Grazie di avermi avvertita, professore. Non ti piacciono le falene, Emmy? Forse preferisci le farfalle? Ne valse la pena, Angela? Le devo trovare però gli occhiali da sole. Mi serviranno prima o poi. Faccio una piccola ricerca. Ma qui sono... nascosti neanche troppo lontani da qui. Anche perché non è che possono essere fuggiti, Sono semplicemente un po' disordinato io. Che siano qui dentro. No, questi sono dei cavi. Ascoltiamolo con lo schermo nero. Perché?
Perché io... Perché tesoro mi hai fatto... Ah, oddio, ancora il... Ok. Allora, qui l'enigma è diverso. Devo mettere delle dosi, tipo 1, 1, 1, 1, 1. Credo, c'è scritto che devo mettere 3 ingredienti o più. Ok. Ok, allora facciamo così. Ora noi abbiamo messo 3 ingredienti, no? Ne mettiamo altri 2 di questo. E arriva un'ape, quindi è troppo dolce. Se faccio così, arriva un'ape, quindi è troppo dolce. Se faccio così, curiosità mia. No, troppo amaro. Quindi sì, la frutta è decisamente dolce. Troppo dolce. E se facessi una cosa del genere? No, no, ancora troppo... Troppo amaro. Urca. Troppo dolce. Troppo amaro. Troppo dolce. Ok, ok, ok. Potremmo fare la matematica. Ma non mi va. Quindi andremo a tentativi. Ok, uno di tutti. È troppo dolce. Uno di tutti con più fragola è comunque troppo dolce. Immagino invece che questo sia troppo amaro. Esatto. Bene. Questo non è male. Ora, facciamo un piccolo calcolo divertente. Tipo, se io faccio 2, 2 e 1. Sì. Madonna mia! Madonna mia, una bravura incredibile! Questo culo Naeda! Ma come fa? Sì, Bina. Sì. Così che l'hai vista lunga. Guarda che bella farfalla! Madonna mia, quanto sono bravo! Le farfalle non sono brutte e insettose come gli insetti veri. Assomigliano a dei papillon. Un punto di vista interessante, Emmy. E peraltro papillon vuol dire farfalla, quindi sei un coglione. Può dire? Tua parola? Sì, Emmy, mi spiace, sei stronza. Emmy è Randy Detective Conan, letteralmente. Ma sai che forse va la stessa utilità, peraltro? Nel senso che di aiuto per... La montagna arriva... Ma dobbiamo andare lì in cima. È molto alto. Molto lontano. Oddio, cos'è lei? Bene, siamo pronti. Andiamo verso la collina. Questo è un... È luna di notte, tutto va bene. È lui? O non è lui? Aspetta. Allora, cosa abbiamo qui attorno? Ancora niente. Vorrei parlare... Sicuramente parlerò con quell'avvoltoio, ma prima vorrei esplorare un pochino la zona e vedere dove si... Oh, dove si nascondono. Cosa cazzo? Ok, c'è stato. Queste rovine sono quasi identiche a quelle a... Aslant. Non ho dubbi in merito. Oniribad e gli Aslant hanno qualcosa in comune. Bravo, Sycamore! Bravo! È possibile che la fenice si nasconda all'interno? Ne dubito. Forse vi state scervellando per niente. Questa è solo una vecchia cisterna. Beh, qua c'è il muschio. Madonna mia! Sam, ce n'è sempre uno! Sempre! Si rinnovano! Si moltiplicano! Gli stronzi! Ora, invece... Se... Noi dobbiamo parlare per forza con... No, no, ci parlerò dalla cisterna ora.
Io non ho trovato le monete aiuto, non vorrei perderle. D'altro canto, mi sembra di capire che io non riesco a trovarle. Forse sono sciocco. Forse sono scemotto. E va bene, parliamo con l'avvoltoio. Guardate! È quella! È quella la fenice! Non credo, Luke. Oh, scusa, non volevamo disturbarti. Siamo venuti qui sperando di trovare la fenice. Sei forse tu? Oh, però sei qui da tanto tempo, vero? Ah, quindi la stai aspettando qui. Dici che brilla. Ah, suona mistico al punto giusto. Di sicuro è quella che cerchiamo. Sai quando sarà di ritorno? Vorremmo tanto incontrarla anche noi. Luke anima ingenua, esatto. È vero, Angela, però, eh? Beh, non credo che potremo aspettare così a lungo. Ma come fai a capire se è arrivata? Favoloso! Il tuo odorato deve essere molto sviluppato. Questo non ce lo traduci, Luke. Tu credi che sia lì dentro? Non mi sembra troppo probabile. Credo che quella sia una chiusa. Ah, non lo sai. È una specie di porta per l'acqua. E non fa niente, non importa. Felice di averti conosciuto, Eagle. Che cosa ne pensi, Luke? Beh, Eagle non è la fenice, ma c'è un uccello molto più grande di lui da queste parti, e luccica anche. Un uccello ancora più grande? Ma come facciamo a trovarlo? Ha detto di averlo visto una volta, quando guardava in direzione della città. Forse troveremo degli altri indizi tornando lì. Non è che ha visto la statua e basta. Perché se sì è un po' cazzata. Dai, torniamo a cercare altri enigmi. Oddio! Ci Strongs? Che ci fate qui? Scommetto che anche loro vogliono salire in cima a questa montagna per accappiare la fenice. È così? Hai indovinato? In realtà ci siamo già stati. L'uccello ha delle piume davvero meravigliose. Beh, siamo stati di nuovo battuti sul tempo. E dopo tutta la fatica per risolvere quell'enigma. Sbrighiamoci, Allodola! Andiamo a vedere la fenice! Mi senti quando parlo, Allocco? Hanno già trovato l'uovo. Non si sa mai! La fenice potrebbe deporre un altro uovo solo per noi! Chiedere non costa niente, no? Vado! Non ti avevo forse detto di non sparire all'improvviso? Se cadi in un'altra trappola... Vabbè. Non crederanno di riuscire a convincere quell'uccello a deporre un uovo per loro. Beh, di sicuro sarà una missione impossibile. Eagle è un maschio. Beh, ci siamo tolti dalle palle. Lato positivo. Happy ending. Allora. La situazione si sta facendo piuttosto complessa. E ancora non abbiamo idea di dove si trovi l'uovo. Se riuscissimo a individuare un esperto di urbanistica sarebbe tutta un'altra storia. Temo che non sarà affatto facile. Non ho visto nessuno più grande di Umid per le strade. Per non parlare dell'unico indizio a nostra disposizione. Un uccello enorme che luccica. Dove mai potremmo cercare? Un momento. Professor Sycamore? Umid ha detto che tutti gli adulti di Onirabad sono immersi in un interminabile sonno. Ma né lei, professore, né la signorina Altava, né tantomeno io, abbiamo avvertito sintomi di sonnolenza o sfinimento. Sì,
Suppongo che lei abbia ragione. Ma cosa significherà? Qualunque sia la causa del sonno, è improbabile che si diffonda per via aerea. Questo contagio deve essersi propagato in un altro modo. Abbiamo bisogno di maggiori informazioni. Il focolaio della malattia deve trovarsi altrove. Ma dove? Proviamo a parlare con i bambini della città. Forse potranno darci qualche indizio. Tu che dici? Allora, Jigen. No, dai, non è Jigen. Jigen è un'altra cosa, dai. Allora, Temir, so che non è facile, ma riesci a pensare a cosa potrebbe aver fatto ammalare tuo padre? Sì, forse una cosa c'è. La notte prima che cadesse nel suo sonno, c'è stata una grande festa in onore della Fenice. Io e il papà abbiamo mangiato crepapelle. Non ho mai avuto la pancia così piena in vita mia. Come avrei voluto esserci. Quando siamo arrivati a casa, ho sentito che il papà usciva dalla porta sul retro. Lì per lì ho creduto che andasse a fare il bis, no il tris. Ma ripensandoci, perché non mi ha portato con lui allora? Deve essere stato più o meno allora che è successo qualcosa, anche se non saprei proprio dire che cosa. Sembrerebbe proprio così. Forza, proviamo a raccogliere qualche altra informazione su questa festa. Un attimo, allora ve ne andate, e con chi gioco io? Dove sono gli altri bambini? Perché non giochi con loro? Ci ho provato! Ciao Kake, mi fai bere, grazie, come stai? Non riesco a chiudere una bottiglia. L'enigma più difficile della giornata. C'è una bambina dalle parti della collina di Prishda, di Prisha, ma lei vuole giocare solo con Umid, non è giusto? Umid è molto popolare, non è vero? E se facessimo visita a questa bambina? Quindi nemmeno voi volete giocare? Beh, se non è troppo imbronciata, potete chiedere di nuovo a lei da parte mia. Va bene, proviamo. Dai, saremo il cupido dei bambini. Grazie Demon per lo sgranchirsi. Tutto bene dai per due. Perché tutto bene dai per due? Ah, perché rispondi sia a me che a Yuki. Mamma mia, che pigrone. Beh, dirigiamoci quindi di qua. Sei tu la bambina con cui vuole giocare l'altro bambino? Queste api... No, non lasciano l'alveare. Oh, cosa abbiamo qui? Un enigma, addirittura! Ma, così! Pov, Kuro ti fa da animatore. Cosa vuol dire, Pov, Kuro ti fa da animatore? A spasso sull'acqua 2. Ok, ok, il classico... ok, enigma... Ok, ok, ok. Ok, devo tornare di Laura. Ok, fatto. Semplice. Mi affiderò al mio intuito. Bravo, Layton! Risolvere un enigma è un piacere. Risolvere un enigma è un piacere. È stato semplice, in realtà. Ah, è stato rinfrescante. Però non era ciò che volevo trovare. Trovare monete in aiuto. Vabbè, anche gli enigmi nascosti, perché no? Cos'altro possiamo trovare qui di interessante? Ah, delle api! Che gioia, la mia cosa preferita. Mi mancava la voce di Goro. Perché è lo stesso doppiatore? Ah sì? Oh, Mid, eccoti qui. Dove sei stato? Si fa attendere così una ragazza? Scusa, Mary. Ma era una cosa importante. Queste persone ci aiuteranno a trovare una cura. Oh,
Oh, beh, questa è una grande notizia. E io che pensavo che ce l'avessi con me. Sono proprio una bambina. Ad ogni modo, come stanno gli adulti? Qualcuno di loro si è svegliato. Se ero io il bambino, morivo Irla. No. Beh, il papà di Temir ha provato a grattarsi il naso, ma l'ha mancato di qualche centimetro. A parte questo, nessuna novità. Ho pensato che appendere una lanterna nelle loro stanze avrebbe potuto funzionare. Mi dareste una mano? Ed è un enigma mettere una lanterna! Come fai a mancarti il naso? A volte va che è complesso, Gake. E ora ce l'ho fatta. La luna e la stella. Questa è la lanterna che Mary vuole creare. È composta da 8 pannelli triangolari, di cui solo 2 sono decorati con un'immagine. Osserva la lanterna scomposta sul touchscreen. Ah, un pannello è già stata assegnata alla stella. Ah, ok, è letteralmente composizione del cubo. Quindi questa è la cosa, e poi dobbiamo capire dove va la luna. Allora. È quella sotto, no? E allora è questa. Perché peraltro è... No. Alterna di uno. Qui. Poi pam pam pam. No? Dovrebbe essere così. Attenzione, no, al contrario. No, è giusto. Vediamo se così va bene. Un enigma eccellente, oserei dire. Vabbè, ma sono tutti addormentati gli adulti, scusate. Chiamare un ingegnere mi sembra un po' too much. Kuroneda Live Show, anche mio figlio è un doppiatore. Ma dai, il pensatore, come si chiama? Dove lavora? Magari lo conosco. Ma dai. Oh, è successa anche un'altra cosa. Nel sonno la nonna ha mugugnato qualcosa su una fenice. Credo che sia ossessionata. Oh, ma certo, tua nonna l'ha già vista, vero? La nonna di Mary è la persona più saggia della città. È la custode del vecchio tempio a nord. La... Con chi stai parlando? Io, ragazzi, ho una chat di TikTok e la chat di Twitch. Ragazzi, è l'ennesima volta che lo dico. Sto streamando da ambe le parti. Però se ti piace pensare che parli con gli spiriti, può anche andare bene così. È un doppiatore in erba, ovvero vuole fare il doppiatore e ha doppiatori per amici. Ah beh, l'importante è che studi. Sì, spero sia giovane, perché prima si inizia con questo lavoro, meglio è. Già io sono più vecchiotto. Già sono vecchiotto io. E bisogna studiare tanto, tanta dizione. Se siete meridionali, attenzione! Vuole andare a scuola a Palermo o a Catania? Allora... Se siete meridionali, no. Se siete meridionali, attenzione, perché dovrete togliere l'accento. Perché l'inflessione dialettale è tanto, 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 tanto presente nel parlato, purtroppo. Quindi, se davvero una cosa su cui ci tiene, è ferrato, è una cosa che vuole fare, intanto fare teatro è il primo passo, a mio parere. Perché tanto non si può... Meridionali, sì. Meridionali, scusate ragazzi, non so parlare. Tanto non lo faccio per lavoro, meno male. Sapere l'italiano non fa parte del mio lavoro, non preoccupatevi. Scherzi a parte. No, quello che ho detto non era uno scherzo. Teatro. Perché prima di tutto, per essere un doppiatore, devi essere un attore. Esattamente come per essere un chirurgo devi essere un medico. Non puoi specializzarti nel usare il bisturi e la precisione se poi non sai come è fatto un umano. Quindi non puoi pensare di doppiare senza saper recitare. Certamente, facci strada. E grazie mille per aver condiviso la live. Vediamo un po'. Svunt.
La dislessia si sente. Va bene, tesoro. Io non credo di dover dire niente. Monkey di Luffy, grazie mille per il like. Super apprezzato. È una chiesa. Immagino che questo sia il tempio di cui parlavi, Yomid. Un capolavoro di architettura. È un peccato che sia in rovina. Ci sono indizi che richiamano la leggenda? Sì. Sì, ti chiamato tesoro, Gaka. Lui ha 21 anni appena compiuti, spero ce la faccia. Ha iniziato prima di me. Io ho iniziato a 22 anni. Quindi, è il momento... Intanto, sei già un buon padre perché speri che il figlio riesca a fare questo, che è un lavoro difficilissimo, è un lavoro dove professionalmente si fa tanta fatica, dove si deve combattere e avere tanto culo, purtroppo, avere anche quello. Bisogna farsi un mazzo tanto e purtroppo si riceve meno della metà di quello che ci si meriterebbe. Però, se è una cosa che ti riempie il cuore, come fai a dire di no? Alcune persone, il cuore viene riempito così. Domani ci sposiamo, Yagake? Non so bene il suo Rai o il suo RAL. Mi servirebbe sapere quanto guadagna, poi vediamo. Io butterei la spugna, non è semplice, ma lui vuole provarci. Giusto così, giusto così. Conta il pensatore che io ero uno sviluppatore software per Ferrari e Maserati. Ero uno sviluppatore software e... Cioè, lavoravo per Ferrari e Maserati, non ero di Ferrari e Maserati. Però ho buttato questa carriera per fare questo. Semplicemente per il fatto che quando torno da lavoro, e lavoro anche molto di più come attore, eppure torno a casa e sono felice. Come doppiatore no. Come programmatore no. Come sviluppatore software no. Rai solitamente 3, ma non guardo molto la TV. Va bene, Gake. Sì, curo odia doppiare, sì. Hai preso fuori contesto. È super sbagliato, mamma mia. Ti ammiro tanto. E che devi ammirare tuo figlio, mica me. Per favore, non mettermi fretta. Questa è senza dubbio pietra Aslant, ma non riesco a dedurre molto dalla struttura. È un peccato che la persona che conosce meglio l'argomento non possa darci una mano. Beh... Fammi sapere se posso aiutarvi in qualche modo. Ah, guardate! Ecco la custode! Custode? Ma c'è un cimitero qui. Oh, non dovevo toccare. Ho sbagliato. Ho fatto... tutto casale. Questi motivi sembrano molto intricati. Saprebbe dirci che cosa significano, professore? No, tesoro, non dormire mentre sei in treno. Eh no, è un vizio allora! Scusate! Due! Sì, sto giocando al professor Layton e l'eredità degli Aslant. Ed è per 3DS. Pensavo fossero tombe. E invece si tratta solo di tavole di pietra. Rimanere esposti alle intemperie le ha alquanto rovinate. No, non capisco una parola di quello che c'è scritto. Oh, che ci vuoi fare? La signorina... donna... sta dormendo in piedi. È in questo stato da un po'. Non si sveglia, ma nemmeno si stende. È una cosa molto strana. Lui è la Switch. Ma sulla Switch tra poco ci dovrà essere un nuovo Layton. Comunque abbiamo quasi toccato i 30 spettatori su Telegram. Sì, su Telegram. Ma io, ragazzi, non sono capace a parlare su TikTok. Se volete vedere al completo questa live, qui sotto, non su Twitch, voi non vedete. Qui sotto c'è il link di Twitch. twitch.tv/Kuronoeda. 41 spettatori, urca! Ciao ragazzi, ciao a tutti quanti. O addirittura, se volete...
Puoi scrivermi il titolo? Certo. No, no, non è vero, scherzavo, non posso farlo. Professor Layton? E basta, in realtà, perché il titolo della serie è questo, poi ci sono tanti giochi. È misgenderata? Non ho misgenderato nessuno. Quando mai? Però ragazzi, se volete venire su Twitch a vedere la sua completezza e volete supportarmi su Twitch, potete farlo andando qui sotto. C'è o l'applicazione o sul browser, Twitch TV Kuronaeda. Per altri doppiaggi. E altre di queste live. Avrà le gambe molto stanche a questo punto. Finisci. Svegliate. Sì. Layton. L-A-Y-T-O-N. Svegliate la Fenice. Risolvete il morale. Giace dormiente. Ah, se solo sapessi di cosa sta parlando. No. Il pensatore com'è che ha scritto Layton? No, Layton. È scritto giusto, devi solo togliere PT. Non so perché, no. E la I, perdonami. Layton. Ma è acustico, io. Io sono, sì, è tutto quanto insonorizzato bene. Quindi sì, sono acustico. Anche artistico, perché da resto il mio mestiere è l'arte. Certo che no. Layton, bravo! Sì, sì, il pensatore. Un applauso. Scherzi a parte, sì, professor Layton. Ed è un gioco di intrighi, di mistero e di enigmi, soprattutto un sacco di enigmi. Strizza cervelli, settimana enigmistica. No, non così semplice, però ecco. Ah, se solo sapessi di cosa sta parlando. Grazie, scusa la minoranza. Vabbè, ma non ti preoccupare. Ni no kun? Non l'ho capita. Però mi ricorda un titolo di qualcosa. Ora cerco. Kinoa, mi stai confondendo, ma ora... Kino... Serie di videogiochi? Ah, sì. Non è che quello fatto insieme anche alla Ghibli. Esatto, Ni no Kuni, quello fatto insieme alla Ghibli. Mai giocato. Dovrei farlo? Comunque c'è stato un picco tipo di 95 spettatori su TikTok. Non so che cosa cazzo sia successo. Sempre level 5. Ah sì, quindi è doppiata anche bene. Che la level 5 fa sempre dei doppiaggi eccezionali. Dovrei giocarlo? Cosa abbiamo qui? Credete che qui ci sia qualche indizio per... Credete che qui ci sia qualche indizio che riconduce alla Fenice? Il tempio sembra essere dedicato alla leggenda della Fenice. E queste lastre di pietra non sono lapidi, ma stele. Beh, interessante. Ma non ci saranno di molto aiuto se non sappiamo decifrarle. E questa cos'è? Oh, questa stela è diversa dalle altre. È vero. Le scritte assomigliano a quelle che abbiamo visto nella cupola degli Aslant a Karpograd. Permettetemi di leggerle. E mi sa fare scat. Sì. Professore, sono molto brava. Voi che cercate la guida della Fenice, sopportate di grazia il peso degli astri per far sì che il ciclo perpetuo si compia. Oh, uccello igneo, nati dai raggi di un'alba ovest, sbatti a mezzodì le tue ali di fuoco e termina il tuo viaggio sotto la luna a est. Oh, nord, sud, ovest, est. Forse cercavo lei o for... No, non era così la leggenda. Coloro che completano il ciclo verranno protetti dalla Fenice e riparati dalle sue ali rassicuranti. No, era quella la profezia, secondo me, sai? Si dice che dopo essere morta, la Fenice risorga dalle sue stesse ceneri. È quasi un'allegoria del cerchio della vita. Sembra che la stele richieda di rappresentare questo cerchio, ma dov'è l'elemento fondamentale, ovvero il cerchio stesso? Cosa rappresenta?
Il cerchio stesso sarà mica la fortezza tutto attorno alla città, le mura. No? Cosa rappresenta il grande murale su questa parete? Quelle incisioni potrebbero riferirsi al cerchio della vita, giusto? Vedete i motivi attorno all'immagine centrale? A me sembrano dei soli. Credo che si possano anche spostare. Acuta osservazione, Emmy. Se così fosse, dovremmo solo modificare i motivi per farli corrispondere all'iscrizione. Quindi enigma time? I raggi di un'alba a ovest. Ok, allora facciamo così. Foto gazzada, stavo pensando a questo. Ma davvero nessuno ci ha pensato, peraltro. I cerchi sono le amicizie che... Esatto. No? I raggi di un'alba ovest. Mezzodì indica l'alto. Ah, ops. Kazada. Giustamente l'alba sta ancora... Ops. Cazzata. Sbagliato. Detto stupido. Stupido idiota io. Una scossa. Molto probabilmente una diretta conseguenza della risoluzione dell'enigma. In base al testo sulla tavoletta, dovremmo avere la protezione della Fenice a questo punto. Tuttavia, mi sfugge il senso. Esatto, Asicamor che imita Amadeus. Scossa? Ai ai ai, professore, devo ucciderlo. No, si scherza. Ali rassicuranti. 69 spettatori, non male. È solo una congettura, ma questo passaggio potrebbe forse riferirsi alle alte mura della città. Se così fosse, l'entrata principale della città rappresenterebbe il punto in cui si guadagna la protezione della Fenice. Vale di sicuro la pena di tentare. Torniamo alla porta principale della città, allora. Bene, facciamolo. Chi ci ferma? I topi. I corvi. Se le aree rassicuranti sono effettivamente le mura della città, ci guadagneremo la protezione della Fenice varcando questa porta. Crede davvero che sia così semplice? Non vedo nulla da queste parti. Un attimo, che cosa c'è lassù? Oddio, io non vedo niente. Io non vedo niente. Ah, oddio, non è vero? Ah, una placca degli Aslant. Andiamo a indagarla. Sarà che ho passato tutta la vita a guardare per terra, ma sono quasi certo di non aver mai visto queste iscrizioni lassù prima d'ora. Grazie, Nicola Mancini, per il follow. Posso affermare con una certa convinzione che il meccanismo all'origine della scossa deve aver svelato questa tavoletta. No, non ballerò per i TikTok e non farò live NPC. Non credo... Beh, le live NPC dipende. Se ci faccio tipo 1000 euro in un'oretta... Beh, un bel side job. Un bel side job. Ma credo che poi siano finite di moda. Non l'ho mai più viste le live NPC. Ancora non sappiamo decifrare quello che c'è scritto, però. Posso provarci io? Rinato dalle sue ceneri, l'uccello spicca il volo dal pinnacolo del tempo per cercare riposo a occidente. Davanti ha 6 immobili montagne. La Fenice si ferma sul secondo picco, poi ne supera un altro, in volo verso il paradiso. Le montagne che tocca risplendono di luce eterna. Nell'ora della verità, l'uccello vi aprirà il suo cuore. Il pinnacolo del tempo sembrerebbe riferirsi alla torre dell'orologio, non credete? Ah, quella torre è un monumento importante della nostra città. L'orologio viene ricaricato ogni festa. Non ha mai smesso di funzionare, nemmeno per un secondo. Piuttosto interessante. Antonino Di Salvo, grazie mille per aver seguito la live. Quindi, come dice l'iscrizione,
seguire la Fenice verso ovest, dobbiamo guardare a sinistra. Non vedo sei montagne immobili da nessuna parte, però. Che cosa dovrebbe significare quel passaggio? Se fossero quelle lastre di pietra allineate lungo la trave? Ah, però... quelle sono le montagne! Sei un'attenta osservatrice, Aurora. Ciao, bro, mi saluti! Davide Fassbear... Certo che ti saluto. Perché non dovrei? Il saluto non si nega a nessuno. Sei un'attenta osservatrice, Aurora. Perché non andiamo a vedere se si possono azionare in qualche modo? E di che? Si ferma sul secondo picco. Si ferma... Uela, live pomeridiana! Certo, Tartel, martedì e il venerdì faccio live pomeridiana. Per chi non lo sapesse, in realtà lo dico a tutti quanti gli spettatori, che il lunedì sera alle 21 e il mercoledì sera alle 21 sono in live sia su TikTok che su Twitch, dando priorità a Twitch, mentre il martedì e il venerdì lo faccio alle 16.30 live, quindi pomeridiana. Quindi lunedì e mercoledì dopo cena, mentre martedì e venerdì prima di cena. Si ferma sul secondo picco, poi ne supera un altro. Quindi dobbiamo illuminare le pietre giuste per seguire la storia. Facciamolo. Enigma... poi quello che punta verso il paradiso, no? I simboli non credo che servano a niente. Non credo di star capendo, sai? Non era mica che si fermava sul secondo picco? E poi... quindi si ferma sul secondo picco? È il numero 2! Fino a qui ci siamo tutti, giusto? Poi ne sorvola un altro, quindi fa... fa... e va sul quarto. Però non è finito l'enigma. Che fa? Ah, perché parte dall'orologio, che scemo! Pardon. Miribed custodisce davvero segreti simili. Tutto così difficile da credere. Quel rombo veniva da più vicino rispetto al precedente. Sembra che la Fenice ci abbia aperto il suo cuore. Forse il cuore indica il centro della città. Wow. Non ci sarei mai arrivato così in fretta. Beh, un decennio di pratica con la rivista degli enigmisti mi ha fatto sviluppare una certa affinità con i giochi di parole. Quindi, lei è diventato così intelligente risolvendo parole crociate. Mio padre è morto quando ero molto piccolo. Ciò non l'ho mai conosciuto. Mi hanno detto che era un tipo sveglio, come lei. Sarebbe stato un padre meraviglioso. Se mia figlia fosse ancora viva, avrebbe all'incirca la tua età. Oh, io... lei... aveva una figlia, professore. Ah, perdonatemi. Non è questo il momento di lasciarsi prendere dei sentimentalismi. Ma povero Sycamore! Ma povero Sycamore! Avevo una figlia? Porca miseria! Minchia! Mi dispiace così tanto. Non è il caso di discuterne adesso. Quello che importa è svegliare la gente di unire, bella. Beh, se se la sente. Raggiungiamo il centro della città. In marcia! Oddio! Un buco! La statua è... scomparsa? Esatto, Angela. Non immaginavo che le nostre azioni potessero apportare dei cambiamenti così drammatici alla città.
si dovrebbero premiare per l'abilità di doppiaggio. Grazie, lo fanno lavoro. Poi, se volessero chiamarmi di più, volentieri, però già lo fanno. Però ti ringrazio, è un bel complimento quello che mi fai. La tecnologia Aslant. Non amavano le mezze misure, vero? Queste rovine, così come la leggenda della Fenice, devono essere state occultate con molta cura. Affascinante, vero? Con il vostro permesso, vorrei provare a decifrare l'iscrizione. Davide, grazie mille per aver seguito il creator, che poi sarei io, e anche Nadia Lelouch. Svelato il suo cuore, la Fenice si scuote. Quando l'essenza della vita scorrerà dalla grande porta, l'antico uccello si desterà dal suo torpore. Grande porta? Si tratta di una metafora? Oh, credo che l'identità della nostra Fenice stia per essere rivelata. Dobbiamo solo continuare a seguire gli indizi. Cerchiamo di scoprire dove si trova questa grande porta. Anche Mezzogori Gianluca, grazie mille per aver seguito il follow. Seguito me. Stiamo parlando di porte vere e proprie? Non possono essercene tante tra cui scegliere. Precisamente, Luke. Pensa alle porte che abbiamo incontrato sul nostro cammino. Ricorda, non tutte le porte sono fatte per le persone. Ma allora... Ah, la chiusa! E adesso tutto ha senso. Bene. Torniamo subito alla foresta, allora. Abbiamo creato una fossa in mezzo alla... È pericolosissima. È pericolosissima questa cosa. Angelo Camizza, grazie mille per il follow. Sembra che sia tutto rimasto così com'era. Qualcosa deve pure essere cambiato. Se apriamo la chiusa così come dice l'iscrizione, forse tutto diventerà più chiaro. Bulmars, grazie mille per il follow. Intende dire questa cosa tutta arrugginita? Crede davvero che si sposterà? Ma certo. Ma ciò che dobbiamo fare è sbloccare il meccanismo di chiusura. Comunque, ragazzuoli, voi da TikTok, se volete, Osvaldo, grazie mille per il follow. Se vi piace questa live, potete vederla non in verticale, ma nella sua grandezza originale, quella orizzontale, su Twitch. E lo trovate qui. Kuroneida Twitch TV. Se andate su Twitch e cercate Kuroneida, o cercate anche soltanto Kuroneida Twitch su Google, mi troverete. E sono live in questo stesso momento, quindi potete seguirmi esattamente come mi seguite ora. Se vi va, lungi da me forzarvi. Per aprire la chiusa, devi risolvere l'enigma incastonato in questo pannello. Imprigionata dalle catene di 8 lune, la Fenice rimane addormentata. Solo il potere delle pietre celesti può spezzare i legami. Nessuna pietra può essere collegata a un'altra che reca un numero di un'unità maggiore o minore del proprio. Una volta spezzate le catene, la Fenice risorgerà. Ok. Sei bravissimo. Grazie, Bulmars. Se desideri seguire altre mie avventure, c'è su Twitch. Su Twitch continuo a fare le mie live. Si vedono tutte quante, con tutti gli schermi, tutte quante le grandissime cose e interazioni. E mi supporteresti sempre gratuitamente di più. Altrimenti puoi trovare in giro su YouTube, sui social in generale, un sacco di cose. Grazie mille, però, dei complimenti. Dunque, facciamo un piccolo calcolino. Allora, qua abbiamo 5 e 6. Per forza di cose, se noi vogliamo mettere un numero che possa essere vicino... Pardon. Ecco, ad esempio, una cosa che devo fare su TikTok è fare questo, mentre su Twitch si vedono entrambi gli schermi. Il 3, il 2 o l'1 sono il numero che cerchiamo. Ma, ad esempio, un numero che non è esattamente vicino... Ad esempio, qui il 4 può stare... No, non è vero. Il 4 può stare qui. È l'unico posto dove può stare, peraltro. Oppure qua. Ma qui è intelligente. Perché? Perché non può esserci un numero che sia uno maggiore o uno inferiore. Quindi, come funziona? Qui abbiamo un 5 che è collegato da 1, 2, 3 e 4 cose. Quindi il 3 e il 4 non possono stare qui. Quindi il 3 e il 4 devono essere per forza qui. D'altro canto... Che, ho detto una scemenza. Il 4 non può stare qui.
Il 4 può stare soltanto o qui o qui. E il 3, per forza di cose, deve essere altrove. In questo caso il 3 non può stare né qui, né qui, né qui, né qui. Potrebbe essere qui, ad esempio. Questo farebbe rimanere soltanto il 2, purtroppo, qui. Ah, ma c'è anche un... Oddio, c'è anche un 7 e un 8. Oh, opla. Allora è abbastanza facile, no? Non... I portali esistono, porte non per il tempo, ma per le dimensioni. Il tempo non esiste, il presente. Angelo, non capisco. I portali esistono, porte non per il tempo, ma per le dimensioni. Il tempo non esiste, il presente. Il tempo esiste. Il tempo non è lineare? Questo ci posso stare, il tempo è affetto da gravità. Un eterno prendete. Un eterno presente? Sì, un eterno presente nel senso che l'unico momento che possiamo davvero, di cui possiamo davvero avere esperienza è il presente. Il futuro e il passato sono soltanto pensieri, se vogliamo. Ma il tempo esiste. Portali per le dimensioni, parli degli wormhole. Non credo di aver capito l'enigma. No, e invece ho capito bene l'enigma, allora perché non funziona? Ah, perché ho lasciato 3-2 vicini. Certo, questo... Beh, di certo non fa funzionare l'enigma. Dunque. Vedi? Ok, per esempio tutto non funziona. Ok, riproviamo. Il 4 potrebbe stare qui. Di conseguenza il 2 è qui. E... qui c'è un 6, questo è un 7. Quindi un 8. A questo punto... qui è un bel 3. No, 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 non può essere. Una cosa del genere, forse? 8. Mm. 6. No. Ma questo è un 7, peraltro. Però è vicino al 6. Pensiamo con... è l'enigma. Affascinante. Non ho capito. Torniamo a fare un attimo le persone intelligenti. Allora, il 5 non può avere vicino né il 4 né il 3. Quindi il 4 non può stare qui, 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 qui. Quindi il 4 è per forza in una di queste due cose. Proviamo a metterlo qui. Ora. No, 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 non è calcoli matematici, è semplicemente esclusione. Ad esempio, qua abbiamo il 6. Il 6, in realtà, confina con il 5, ma il 5 è già lì, è già nel nostro sistema. Quindi, l'unica cosa che può starci vicino, che non può starci vicino, è il 7. E il 7 non può stare qui, qui, qui e addirittura qui. Quindi l'unico posto dove può stare il 7 è qua. Bene, ora... siccome il 7 è qui, ed è collegato a questi due numeri, vuol dire che l'8 di certo non ci può stare. L'8 può stare qua o qua a sinistra o qua. Bene. Ora, noi abbiamo l'1 e il 3. E semplicemente possiamo fare questo. Beh, in effetti bastava... che enigma complesso. In effetti bastava fare questo. E... la soluzione era questa. Eccomi qua. Il lavoro stellare. Il potere delle pietre celesti ha liberato la Fenice, ridestandola dal suo lungo sonno. E vediamo di cosa si tratta. Oddio, una cutscene. La Fenice è la forma di... Caspita! Eccola finalmente, quella è la Fenice! L'essenza della vita scorrerà, l'antico uccello si desterà,
il doppiaggio della level 5, Ryushiro, i Layton, che giochi incredibili pubblicava prima Nintendo, assolutamente sì, e la level 5 ha sempre fatto dei doppiaggi a modino, la Fenice e la Rinascita, assolutamente sì. Allora è questo l'uccello luccicante di cui parlavi? Sì, è davvero molto bello. C'è una cosa che non capisco però. Se la Fenice è la città stessa, che cosa sono allora le lacrime della Fenice? Beh, le lacrime scendono dagli occhi. Ci basterà trovare uno degli occhi della Fenice. Lì troveremo anche la cura. Conosco il posto giusto. Torniamo in città. E... quindi... è tipo lo scorbuto? Cos'è? Che malattia è? Ok, adesso ne ho abbastanza! La statua era la Fenice! Ce l'avevamo qui, sotto il naso! È sparita! Allora, calmati. Esploderei dalla rabbia. Marvin! Ma io sono calmissimo! Senti, abbiamo esaminato quella statua dalla testa agli artigli e non c'era niente. Non credo che fosse la Fenice. Ci sarà un motivo se persino i bambini a volte si prendono gioco di noi. Dovremmo preoccuparci se i bambini continuano a scagliarci pietre addosso. Non è giusto allora. Ce la mettiamo tutta, ma arriviamo sempre in ritardo. Anche se corriamo. Lo so che è difficile da accettare, ma siamo stati battuti. E tutte le volte che succede, poi ci rialziamo. È il nostro stile. Forse hai ragione. Forse la Fenice è appena volata via, ma tornerà più tardi. Chi può dirlo? Questa città nasconde più trabocchetti di un castello medievale. L'occhio della Fenice dovrebbe essere questo. No? No? Pensavo. Tutta una bugia. Ci siamo. L'acqua è sgorgata fin qui. Ah, devi andare. Bye bye, Angela. Madonji. Ma sai, non ho ancora capito... Guardate, la collina! Allora sono queste le lacrime della Fenice. Grazie mille, Furioso, per aver seguito me. Furioso come Orlando. Che intende dire? È semplice, Duke. Il fiume che scorre attraverso la città rappresenta la Fenice, e la collina è uno dei suoi occhi. Ah, ok, sei sempre tu. Ciao, Angelo. Ludovica Savino, grazie! Incredibile. Davvero assurdo. Per quanto possa sembrare una teoria assurda, non si possono che accettare i fatti per quello che sono. Grazie ancora, Davide. Ma non te l'hai già fatto follow? Sì, forse. Ancora non mi convince, però. Allora, vuol dire che tutta l'acqua attorno a questa collina è la cura che stavamo cercando? Quasi. Ma non esattamente. Le lacrime della Fenice, però, dovrebbero guidarci verso il luogo in cui si trova la cura. Confido che laggiù troveremo le risposte che stiamo cercando. Scopriamo. Che cosa abbiamo qui? Ci sono stele con iscrizioni sparse ovunque. Credo che siamo in presenza di una biblioteca degli Asland. Storie sconosciute tramandate ai posteri. Una biblioteca Asland? Ma dove sono le lacrime che stiamo cercando? Azzarderei l'ipotesi che le lacrime della Fenice siano
un rimedio che dovremmo mettere a punto noi stessi. È molto probabile che gli Aslant abbiano creato la leggenda per assicurarsi che solo gli studiosi più caparbi arrivassero qui. Gli abitanti di Onirbat dovevano saperlo. Questo posto non può essere rimasto intatto così a lungo. In qualità di archeologo, invidio molto la vicinanza degli abitanti di Onirbat a questo antico tesoro nascosto. Vorrei esaminare molti di questi reperti. Ma dovremmo concentrarci prima sul risvegliare gli adulti. Questo significherà, ovviamente, rimandare la ricerca dell'uovo, ma credo che siamo tutti d'accordo che sia la cosa giusta. Assolutamente. La sicurezza della città ha la priorità sulla nostra missione. Comincerò da questa parte, se non avete obiezioni. Bene. La traduzione è la mia specialità, professore. Può farmi d'assistente, ma non sarà mai rapido quanto me. Mi sbaglio o esiste una sottile rivalità tra i due professori? Suppongo di dovermi rendere utile anche io. Emmy, ti ricordi le piante delle foglie seghettate che abbiamo visto nella foresta? Ti spiacerebbe raccoglierne una per creare la cura? Avremo bisogno anche di una corteccia di ulivo. Lasciate fare a Emmy Altava, assistente straordinaria. Luke? Risolvere una serie di enigmi in giro per Onirbat ha permesso all'acqua di scorrere nei suoi canali, disegnando così i contorni di una fenice. Nell'occhio della fenice si trova un vasto archivio Aslant che contiene incredibili meraviglie, tra cui la formula per un rimedio universale capace di curare ogni malattia. Gli Aslant hanno costruito questo villaggio in modo tale da far apparire una fenice quando i suoi canali vengono riempiti. Bellissimo. Ah, ce l'hanno fatta. Dove? Ma perché solo gli adulti? Non ho ancora capito io questa cosa. Dove? Cosa? Mamma! Si sveglia! Si davvero sveglia! Omid, che cosa ti prende tutto a un tratto? E chi sono queste persone? Mamma, hai dormito per una settimana intera! Davvero? Oh, caspita. Chissà se è stato a causa del Dormis Soporis. Il Dormis Soporis non è un tipo di fungo velenoso. Ero andata alla festa della fenice insieme alla tua zia. Spesso, a festa finita, gli adulti si ritrovano per scambiarsi pettegolezzi. C'era un delizioso stufato di funghi. Volevo portartene un po', ma a un tratto mi è venuto un gran sonno e sono corsa a casa. Suppongo che non fossero i funghi giusti da utilizzare. Avrei dovuto capirlo quando tuo zio ha iniziato a russare. Nicoletta, grazie per il follow. Ero così preoccupato per te, mamma. Oh, mi dispiace di averti spaventato, Omi. Però guardati. Una volta hai dimostrato di sapertela cavare da solo. Vabbè, ma rincuorala un po' di più, figlio. Mamma, che vorresti dire per una volta? Beh, abbiamo risolto il mistero dell'epidemia di sonno, facendo anche una scoperta incredibile. Ma ancora non abbiamo idea di dove si nasconda l'uovo. Sapevo che eravate Krumid. Mary, dico bene? Più o meno, la R è quasi una R mossa. Ma non sono qui per fare una lezione. In realtà si tratta di un piccolo regalo. La nonna è scoppiata in lacrime quando ha saputo di quello che avevate fatto. E ora vuole darvi il nostro uovo di fenice. Il vostro uovo di fenice? Ma allora deve trattarsi di... È l'uovo che state cercando, vero? Andate pure. La custode vi starà aspettando al tempio. Beh, chi tutto è bene, ciò che finisce bene. Aspetta, c'è ancora una moneta proprio dietro. Il... quello che suggeriva almeno lo scoiattolino. Lo scoiattolino suggeriva che ci fosse ancora una piccola moneta in giro. Bene. Provata. Grazie, scogliettolino. Sei stato molto utile. Nonnina. Voi dovete essere gli eroi che hanno salvato la nostra città. Ho ripreso da tramandare i posteri. Che si devo confessare che il risveglio è stato un po' troppo improvviso. Stavo facendo un sogno così bello. Cosa importante è che state tutti bene. Piuttosto,
Mi sembra di capire che volesse vederci per un motivo in particolare. Davvero? Di cosa si trattava? Sì, ma certo. La gente di qui protegge i segreti della Fenice da generazioni. Abbiamo atteso per un tempo lunghissimo le persone giuste con cui condividere questi segreti. Sapete, parte della leggenda dice... Ecco, al ritorno della messaggera celeste, l'uovo della Fenice le verrà restituito affinché porti nuova luce nel cielo. Sono convinta che la messaggera sia tu, mia cara. Ti prego, prendi quest'uovo. Abbiamo un passato ricco di storia, ma non c'è davvero tempo migliore del... Non c'è davvero tempo migliore del presente. Oh, abbiamo preso l'ultimo uovo Aslant, ragazzuoli. Grazie. Meraviglioso. Pregherò perché abbiate un viaggio sicuro e piacevole. Beh, tutto è bene quel che finisce bene. Pensavo di aver già visto tanto viaggiando col professore, ma questa avventura mi ha fatto scoprire tutto un altro mondo. Beh, tutto è bene ciò che finisce bene indeed. Bentornati, signori e signori. Sembra che, nonostante le difficoltà, siete riusciti a salvare la città. Non solo, ma siamo riusciti anche a trovare l'uovo. Onirbad è, come sospettavo, legata a filo doppio con la civiltà degli Aslan. Quella della biblioteca degli Aslan sarebbe stata una scoperta archeologica di rilievo. Peccato non poterla mostrare al pubblico. Ogni cosa a suo tempo, maestro. A proposito, quando volete partire, mi troverete a vostra disposizione. Professore, credo di ricordare qualcosa riguardo a questo posto. Vi ascoltiamo. Anche il particolare più insignificante potrebbe essere importante per noi, Aurora. Farò del mio meglio. Vedo un'enorme murale. Mostra Chiron, un maestoso uccello infuocato che solca i cieli. Ha con sé una fiamma perpetua. Il cielo è il suo mondo. La morte, un leggero torpore. La sua leggenda è stata tramandata nei secoli dalla gente di Onirbad e continuerà a sopravvivere per generazioni. Si potrebbe dire che, grazie ai racconti, la sua fiamma brucerà in eterno. La leggenda è tutt'uno con la Fenice. Una città affascinante. Spero di tornarci un giorno. Ora però dovremo pensare alla nostra prossima mossa. Anche perché, ragazzi, abbiamo tutte le uova Aslan. Quindi mi sa che siamo in direzione finale. Simpatico. Pensavo fosse più misterioso sta cosa della malattia. Cioè, tutti addormentati. No, invece hanno mangiato funghi velenosi. Ok. Finora abbiamo trovato 5 pietre di luce. Non dovrebbero essercene altre. Senza il vostro aiuto non sarebbe mai stato possibile. Ma cosa dovremmo fare con queste pietre? Credo che l'unica cosa da fare sia sprigionare il potere che è dentro di me ed entrare in contatto con quello delle pietre. Potere? Che tipo di potere? Tutte le volte che hai toccato una delle uova hai recuperato parte dei tuoi ricordi. Questo fenomeno potrebbe avere a che fare con il tuo potere. Credo di sì. Ricordo vagamente di avere un tale potere. Un potere di cui dispone solo la messaggera degli Aslan. Con ogni pietra ho sentito risvegliarsi una parte di me, rimasta a lungo assopita. Quindi, se toccassi tutte e 5 le pietre in contemporanea, potresti recuperare completamente la memoria. Professore, credo che la vostra civiltà abbia un detto apposta per casi simili. La pratica vale più della grammatica. Non riesco a crederci! Scopriremo davvero i segreti degli Aslan! Penso che risvegliare il potere delle pietre richieda un'intensa concentrazione. Non dovete disturbarmi, d'accordo? Scusa. Non preoccuparti. In realtà ho paura di quello che potremmo scoprire. Ma qui insieme a voi mi sento al sicuro. È dovere di ogni gentiluomo trattare i propri ospiti con la massima gentilezza. Questo fascio di luce in faccia a me mi distrugge. Grazie, professore. Sono pronta. Cominciamo quando volete.
Professore, ho la sensazione che stiamo per assistere a qualcosa di grosso. C'è qualcos'altro che vogliamo fare prima di chiedersi io? Certo. Ci sono enigmi che abbiamo perduto? No. E allora, ragazzuoli, nonostante siamo in anticipo rispetto a quanto avevo detto, perché avevo detto di fare fino alle 7 di live, ma è durata meno del previsto, siamo riusciti a fare tutto quanto, quindi io oserei dire di non prolungare questa live oltre il necessario. E ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno supportato. Vi ricordo che se volete non perdermi, se non volete rendere questa un'avventura da una volta e basta, vi richiedo di seguirmi sui social. Cercate Kuronaeda su Twitch, su Instagram, TikTok, in generale sui social mi troverete ovunque, e anche su YouTube, dove ritroverete ricaricata anche questa live. Quindi, se siete interessati a voler vedere di più, molto volentieri, io vi chiedo di seguirmi sui social, e che altro posso chiedere se non che vi auguro una buona giornata. E come sempre, ricordatevi, that's life.